Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'attuale conduttrice di Pomeriggio 5 ha ricevuto una terribile notizia. La colpa è di Barbara D'Urso. Ecco cosa è accaduto. Quest'estate è stata ricca di novità per la televisione italiana, ma soprattutto per Mediaset. Da quando l'ex premier Silvio Berlusconi è deceduto il 12 giugno 2023, i programmi della sua azienda sono cambiati. Il secondogenito del Cavaliere ha preso le redini di Mediaset e ha cambiato un po' di cose. Oltre che impostare un nuovo format per alcune trasmissioni, come per esempio Il Grande Fratello che è cambiato, facendo entrare nella casa personaggi famosi e persone comuni, qualche programma è stato cancellato e addirittura alcuni conduttori allontanati dal canale. Stiamo parlando del caso di Barbara D'Urso, allontanata dai suoi storici programmi in quanto li rendeva troppo trash. L'obiettivo di Pier Silvio Berlusconi era infatti quello, ripulire la sua televisione, rendendo tutto più elegante. Addirittura Live Non è la D'Urso è stato completamente cancellato dai palinsesti Mediaset. E per Pomeriggio 5 è stata scelta un'altra conduttrice, la nostra Mirta Merlino, giornalista e scrittrice che ha dato un tocco di eleganza e serietà al programma. Una sostituzione ingiusta. La decisione di Pier Silvio non è stata ben accolta dalla D'Urso, la quale ha trascorso un'estate triste soprattutto per non aver salutato il suo pubblico. L'amministratore delegato di Mediaset ha spiegato che questa scelta non è stata presa per punire Barbara, ma per permetterle anche di reinventarsi. Mentre Mirta conduceva il programma, la D'Urso ha trascorso quasi due mesi tra Londra e Parigi per ritrovare se stessa. Eppure sembra che a distanza di mesi, le cose non stiano andando per il verso giusto. La tristezza di Barbara ha portato a qualcosa. Mirta ha ricevuto una pessima notizia, l'ultima che ogni conduttore vorrebbe mai sentire. Il programma da lei condotto sta affondando miserabilmente, con un calo di share di quasi il 15%. Ascolti così bassi non si erano mai registrati prima. 1,51 milioni di telespettatori in meno rispetto al periodo in cui era condotto dalla D'Urso. Una rivincita per Barbara. Sembra proprio che la Merlino non abbia portato fortuna a Pier Silvio. Mirta è una persona decisamente più impostata e professionale rispetto a Barbara, ma ciò che si avverte dal primo momento è la quasi totale mancanza di empatia della conduttrice, qualità invece che la D'Urso aveva sempre.